verso il ballottaggio sfida all'ultimo voto tra bracciali e ghinelli domenica la diretta su tsd per lo spoglio giostra del saracino presentata alla lancia d'oro dedicata ad auschwitz intanto sulle paratie sarà il nuovo sindaco a dare l'ultima parola i ragazzi del servizio civile sulle orme di don milani a barbiana un modello per la scuola di oggi Donazioni di sangue e l'appello del presidente provinciale della Fratres per l'estate. Intanto nasce un nuovo gruppo a Rigutino. Buonasera dal telegiornale di TSD. Apriamo questa edizione del nostro notiziario con la politica perché Arezzo si avvicina al ballottaggio. Sfida all'ultimo voto tra Br Bracciali e Ghinelli. Domenica ci sarà una lunga diretta di TSD per lo spoglio. Ma vediamo il servizio. L'ultima volta che la città di Arezzo andò al ballottaggio, Trapattoni era ancora allenatore della nazionale e gli Amaranto erano stati appena promossi in Serie B. Monica Bettoni contendeva la poltrona di sindaco a Luigi Lucherini, che era invece in cerca della conferma dopo l'elezione del 1999. A 11 anni di distanza gli Aretini tornano al ballottaggio domenica 14 giugno per eleggere il nuovo primo cittadino. La scelta è tra Matteo Bracciali, candidato di Partito Democratico Arezzo in Comune, Popolari per Arezzo e della lista civica Arezzo Futuro in Corso. E Alessandro Ghinelli, appoggiato dalla lista Ora Ghinelli, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Nord. 30 anni in una laurea in comunicazione internazionale all'Università per Stranieri di Perugia e un impiego per le Acri di Arezzo. Bracciali al primo turno. Raccolti il 44% delle preferenze. Ex assessore della giunta Lucherini Alessandro Ghinelli ha invece 63 anni in una laurea in ingegneria. Al primo turno le preferenze per la sua candidatura sono arrivate al 35%. I seggi elettorali rimarranno aperti dalle 7 alle 23. Subito dopo la loro chiusura inizierà lo spoglio dei voti. La nostra emittente seguirà in diretta i risultati a partire dalle 22:45. In queste ultime ore di campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco di Arezzo su un social network che fa un improprio... Uso di immagini e nomi che appartengono alla sfera religiosa, sono apparse alcune foto eh, di un candidato sindaco. Pertanto, la diocesi di Arezzo-Cortone-Sansepolcro sottolinea che, nel rispetto di ogni scelta individuale, ha sempre ritenuto doveroso non interferire mai e in alcun modo con la volontà dell'elettorato. E che pertanto tale pubblicazione deve intendersi come una mera iniziativa personale che disdice all'immagine e nuoce alla doverosa alterità delle istituzioni della Chiesa rispetto alle forze politiche. Fedele alla sua missione, senza alcuna distinzione di sorta. La diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro guarda quindi con attenzione e con rispetto al naturale corso democratico delle elezioni, nella certezza che il nuovo sindaco di Arezzo voglia ben interpretare i bisogni della città e rendersi efficace parte attiva per soddisfarli al meglio. Passiamo adesso alla giostra del Saracino presentata alla Lancia d'Oro dedicata ad Auschwitz. Vediamo. È stata presentata la lancia della 129esima edizione della giostra di Saracino. Quest'anno la dedica per l'edizione di giugno e al 70 anniversario della liberazione di Auschwitz. Arezzo è la prima città italiana gemellata con lo Sviesim, come si chiama oggi, e credo che sia una dedica importante per il valore simbolico, ma soprattutto anche per quello che quotidianamente dobbiamo fare per ricordare questo tragico evento e per guardare al futuro con uno spirito diverso. Il mio giudizio su questa lancia è diciamo. Molto positivo, se non è proprio positivo è eccezionale perché di una realizzazione così particolare, visto il soggetto che riguarda un evento così importante i 70 anni di Auschwitz, e realizzare da questo bozzetto e interpretare bene il sopra da parte mia non è stata una cosa molto semplice, ecco, ho dovuto durare abbastanza fatica e concentrazione per rendere un pochino più armoniosa la parte triste che abbiamo sotto la lancia. La realizzazione della lancia è stata possibile anche grazie al progetto Adotta una lancia. Ha visto come sponsor dell'edizione di giugno il centro commerciale Sette Ponti di Arezzo. È stata inoltre inaugurata presso il centro di informazione e accoglienza turistica del Palazzo Comunale la mostra dei bozzetti del concorso della Lancia d'Oro, che rimarrà aperta dal 13 giugno al 13 luglio. Nell'occasione sono stati premiati i vincitori dei due bozzetti del 2015 e sono stati consegnati gli attestati di merito agli artisti segnalati. E stasera la nostra emittente proporrà a partire dalle 22.30 l'estrazione delle carriere per la 129esima edizione della giostra del Saracino. Come da tradizione, poi TSD proporrà la diretta della giostra sabato 20 giugno a partire dalle 20.30. E intanto sulla questione delle paratie sarà il nuovo sindaco di Arezzo a dare la sua ultima parola. Slitta dunque ancora la decisione, il servizio. Il funzionario del Ministero non mi può dire che la lizza deve essere delimitata dalle, dalle, da delle palizzate, le quali dovrebbero in qualche modo contenere un cavallo, un cavallo che normalmente è 500-600 kg, con un cavaliere che minimo è 60-80 kg, a mezzo trotto, se per caso dovesse uscire perché si sente male il cavallo, perché succede chissà quale cosa, una paratia di plexiglass non lo contiene assolutamente. Una gioiosa macchina di diffusione della sana e corretta alimentazione che ha coinvolto oltre 600 bambini con le loro famiglie, coinvolgendo quindi circa 2.000 persone con tre amministrazioni comunali ovvero quelle di Bibbiena, di Castiglion Fiorentino e di Montevarchi e numerosi complessi scolastici della provincia di Arezzo, il tutto insieme a Donna Impresa. Questi i numeri del progetto Corretta e Sana Alimentazione messo in atto da Coldiretti Arezzo. Nel corso dell'anno, spiega Mario Rossi, direttore della Coldiretti di Arezzo, sono stati realizzati orti nei giardini delle scuole, laboratori teorico-pratici di cucina con prodotti di campagna amica, finalizzati a divulgare la corretta e sana alimentazione fin dai più piccoli. I ragazzi del servizio civile, sulle orme di Don Milani a Barbiana, un modello per la scuola di oggi, vediamo. Una giornata sui luoghi di Don Milani per cercare di capire lo stile educativo e l'amore del priore di Barbiana per i suoi alunni, anche quelli più difficili. La scuola, scriveva il sacerdote in lettera ad una professoressa, non può essere un ospedale che cura i sani e respinge i malati. I Care mi sta a cuore, è il motto dell'impegno di Don Milani, attorno al quale i ragazzi del servizio civile delle Caritas Toscane si sono confrontati, anche grazie alle testimonianze degli ex alunni di Barbiana. Questa è stata una scuola più che altro di vita, un insegnamento di vita oltre a un insegnamento di cultura generale che è una cultura veramente a 360 gradi. E da quando abbiamo fondato la Fondazione Don Lorenzo Milani, appunto per, non solo per la salvaguardia del luogo, di questo luogo, che per noi deve rimanere così, autentico come ai tempi nostri di Don Lorenzo. L'unica cosa che possiamo fare per sdebitarsi un attimino dalla, da quello che Don Lorenzo gratuitamente ci ha dato è mettere a disposizione del prossimo, degli altri, delle scolaresche che ne vengono tantissime a Barbiana l'esperienza che, che noi abbiamo avuto con Don Lorenzo. Quella che a me è stato molto particolare è stato che gli ultimi non devono essere gli ultimi, ma devono anche. Avanzare, quindi bisogna vederli, bisogna metterli in primo piano. Quindi questa, questo fatto è, sta, è stato molto importante e poi vedere che tanto tempo fa ci sono gente come Milani che, che ha lottato contro le ingiustizie, contro le disuguaglianze de, de, del tempo è molto fondamentale, ha lasciato sicuramente un'impronta molto fondamentale per noi. Il direttore provinciale di Confesercenti Mario Checcaglini esprime solidarietà ai titolari dei due ristoranti di Arezzo presi di mira nella notte da un piromane. Non si può parlare di ragazzata o di atto vandalico, ha spiegato che Caglini, l'incendio nasconde una vera azione criminale da chiunque sia stata compiuta. Se si considera il danno subito dai due ristoratori e il rischio che le fiamme hanno rappresentato anche per i condomini limitrofi agli spazi esterni che sono stati distrutti dalle fiamme e dall'acqua follia piromane. Ai ristoratori prosegue che Caglini oltre a esprimere la personale solidarietà rivolgo la disponibilità dell'associazione che dirigo per sostenerli in ogni loro necessità. Il fuoco divampato evidentemente è di origine dolosa e riapre il problema della sicurezza in città. Donazioni di sangue, l'appello del presidente della provincia di Arezzo della Fratres per l'estate. Intanto nasce un nuovo gruppo a Rigutino, vediamo. Il mondo del volontariato aretino si arricchisce di una nuova realtà. Si tratta del gruppo Fratres Donatori di Sangue di Rigutino. Un intero paese si è mobilitato per dare corpo e gambe a questo progetto sotto l'attenta guida del parroco Don Virgilio Annetti. Un bel esempio di solidarietà e impegno per il prossimo. Io ho avuto questa sensazione perché vedi, credo che anche nel nostro paese si tenda a dire: Non riusciamo a far nulla, eh, c'è egoismo. Invece, io mi sono accorto che se tu vai a, a trovare, a scovare le persone, soprattutto per quanto riguarda il nostro progetto, ho trovato un interesse particolare perché incontro per strada persone che già mi chiedono quando possono donare il sangue eh, o se siamo pronti a partire. Il gruppo Fratres di Rigutino sarà il ventiseiesimo gruppo della provincia di Arezzo, un presidio prezioso per ricordare l'importanza della donazione di sangue, soprattutto in un periodo come quello estivo in cui ce n'è particolare bisogno. Purtroppo, soprattutto a livello regionale, ma anche nella nostra provincia, con l'estate si avverte un po' la mancanza delle donazioni di sangue, perché ovviamente si pensa sia altro in testa, insomma, le vacanze, le ferie e, e forse ci si dimentica invece di quell'impegno che abbiamo preso nei confronti del centro trasfusionale ma soprattutto dei nostri malati. Quindi eh, è importante che prima di andare, di andare in ferie, prima di partire per le vacanze... Ecco, si faccia una visitina e mi rivolgo ai donatori periodici, certo. eh, sicuramente, ma anche a chi potrebbe diventarlo per la prima volta, fare una visitina al centro trasfusionale per lasciare veramente eh, un po' del, del proprio sangue dove ce n'è veramente bisogno. Il commissariato della polizia di Montevarchi, in collaborazione con il reparto prevenzione crimine di Firenze, ieri e nelle prime ore del mattino ha effettuato dei controlli di persone e veicoli lungo le principali arterie di comunicazione, prevalentemente nei comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno. 15 veicoli controllati, 27 le persone identificate, 5 contravvenzioni al codice della strada elevate. Un motociclo sequestrato con contestuale ritiro di una carta di circolazione. Questo è appunto il bilancio di questa operazione. Arezzo guarda al Sud America grazie alla musica. Vediamo di cosa si tratta. Sabato 13 giugno alle 17:30 in apertura del saggio di fine anno dell'Accademia Doremi International Music Academy di Arezzo eh, verrà firmata una convenzione con due istituzioni cilene di grandissima rilevanza a livello internazionale. Sì, è un momento veramente importante per noi questa convenzione segue quella già aperta con l'Università di Buenos Aires, di cui il maestro Sirulnik, direttore della scuola, è rappresentante, e quindi procede un percorso che abbiamo iniziato e che si chiama Arezzo nel Mondo. Arezzo nel Mondo grazie a Doremi, grazie alle note, quindi grazie a un nostro importantissimo, uno dei tanti nostri importantissimi predecessori, che è stato Guido d'Arezzo. Lui diceva Utremi, noi diciamo Doremi per capirci e questo incontro per noi è importantissimo il concerto che lo celebra domenica è il concerto per l'incontro è un incontro culturale particolare di un, un pezzo dell'Italia con un altro pezzo importantissimo d'Italia perché l'Argentina, come sapete, il Sud America è, è popolata da tantissimi italiani che hanno portato dietro una storia importantissima un pezzo della nostra cultura così importante In questo caso io che sto lavorando qui a Arezzo da... C'è sei, sette mesi e posso vedere che Arezzo deve, scusami se sono un po' arrogante che lo dico un argentino, però Arezzo deve mostrare Arezzo al mondo e che meglio che un'opportunità di farlo dal punto di vista accademico, dal punto di vista dell'educazione, dal punto di vista dell'arte. La valorizzazione del patrimonio culturale e turistico può diventare un'opportunità di sviluppo sostenibile grazie a una concreta politica di investimento territoriale? Non solo per le tradizionali città d'arte, ma anche e soprattutto per i tanti piccoli comuni, autentica ossatura della nostra identità nazionale. Questi temi del convegno Piccolo Comune e Comunità. In programma sabato 13 giugno dalle 9 alle 13 a Raggiolo in Casentino. Tra i relatori ci saranno Fiorello Primi, Presidente della Federazione Le Ploubeau Village de la Terre. Giuseppe Abbati dell'Aicre, il sindaco di Cisternino Donato Baccaro e Haris Roditakis, già sindaco di Epifani nell'isola di Creta. Questa era l'ultima notizia di questa edizione del nostro notiziario. Io vi ringrazio per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di TSD. Arrivederci.